vizi capitali. Vizi, una parola strana. Che cosa è il vizio? Il vizio, la parola vizio viene dal latino e vuol dire una mancanza, difetto, una abitudine deviata. È una inclinazione della nostra natura umana, della nostra anima verso il male. E avete fatto caso che a noi più facilmente viene di fare del male che del bene? Il bene costa. Fare del bene ci costa, la fatica. Il male ci viene molto spontaneamente. Questo è una delle conseguenze del peccato originale. I primi tre sono superbia, ira e invidia. Poi altre tre, avarizia, gola e lussuria, e rimane come l'ultimo principio. Quindi sono i quattro che ogni inferno rappresenta un vizio. Per esempio vedo buffo brontolone, che penso che questo qua, no, penso che sarà buffo brontolone. Qui c'è buffo che mangia i dolcetti, sarà quello della gola. È molto bello. Superbia. Che cosa è la superbia? O mi appoggio anche sul testo. Superbia è questa convinzione della propria superiorità, o reale o presunta. Quindi superbo è colui che si sente migliore, superiore degli altri. È un atteggiamento attenzioso, di un attenzioso distacco, che ti porta troppo al disprezzo delle altre persone. Chi sei tu a dirmi quello che devo fare? Sono io che sono meglio. Quindi superbia vuol dire disprezzare, denigrare altre persone, pensare male sempre degli altri, vedere altro non come un fratello, ma come proprio un nemico. E dalla superbia, San Tommaso d'Aquino chiamava questi vizi, che si chiamano capitali perché sono come a capo, come capitale, no? Dell'Italia e Roma, da qui partono altre città, vizi capitali perché sono a capo di tutti gli altri peccati, di altri vizi. La superbia ti porta poi a non rispettare non solo altre persone, ma anche le leggi. Per esempio, c'è un limite di velocità 50 orari, no? Dove c'è la città, non si dovrebbe andare più veloce, e uno va a 150. Certo che non, perché lo fa? Ma io so meglio come devo guidare. Chi è lo Stato? Chi sono i carabinieri? Chi sono i vigili? Io so meglio, sì. E poi che fa? Un incidente. Ecco perché i vizi capitali ci portano ai peccati mortali. Mortali vuol dire che avanzano l'anima, ma a volte anche portano alla morte del corpo. Perché una persona superba non rispetta nessuna legge, e nei casi estremi non rispetta anche Dio. Il simbolo di questa superbia è la Torre di Babele. Ricordate la Torre di Babele? La gente che voleva raggiungere Dio hanno fatto una lunga, lunga torre. Dio ha detto: oh, fermi tutti. Gli ha mescolato la lingua e gli ha capito che non sono tutti. Dunque, per accorciare un po', per superare questa superbia dobbiamo lavorare sulla virtù, che è l'umiltà. Che è difficile, per cui oggi preghiamo, Signore, che io superi questa superbia. Perché una persona superba è una persona sempre triste, sempre arrabbiata. Ecco, e subito dalla superbia passiamo all'ira. Che cosa è l'ira? L'ira, cari miei amici, è l'alterazione dello stato emotivo che manifesta in modo violento una versione profonda del verso l'altro. Allora, quante volte sentiamo nel telegiornale, o leggiamo su Roma Today, per esempio, che uno, per un motivo banale, qualche litigio per strada, ha tirato un coltello e ha tolto l'altro. Quante volte sentiamo dei atti di violenza nelle case, addirittura degli omicidi, e dicono poi: ah, è stato un rapto. Perché una persona irascibile, mi racconta, non controlla i propri
stati d'animo, si lascia trasportare in maniera proprio quasi bestiale e tira fuori il peggio di sé, sbava proprio di rabbia, di ira. È normale che tutti abbiamo i momenti di no, ogni tanto può essere un momento che uno si arrabbia un po', ma preghiamo oggi questa grazia di calma, di pace. È Gesù che ci dà la pace. Nelle nostre case tanti problemi si potrebbero risolvere senza ricorrere all'ira, alla prepotenza, alla violenza anche verbale. Invidia, pure questa è forte, perché l'invidia è praticamente lo stato d'animo che mi porta a dispiacere ad astio perché non ho una cosa che ha l'altro. E non si tratta solo delle cose materiali, perché qualche volta abbiamo un pensiero, ah, lui si fa quella della macchina, mamma mia, ma perché noi? Io non ce l'ho questa macchina, non c'è una bella casa. Vabbè, questo ogni tanto capita. Ma il problema è che io sono invidioso, quindi godo quando all'altro succede qualcosa di brutto. Godo quando a una persona succede qualche dispiacere. Ah, hai visto, gli sta bene. Questo è diabolico, godere del successo, del dispiacere dell'altro. L'invidia, cari miei amici, cari bambini, so che oggi questa predica un po' noiosa per voi, però anche tocca a voi, è pericolosa. Soprattutto si vede nei luoghi di lavoro. Per esempio, Lorenzo mi potrebbe raccontare qualcosa, per esempio a scuola, no? Anche la mia mamma ha fatto la maestra. Tra i maestri, tra le maestre, no, non c'è il basta che il preside dà un incarico o promuove una maestra, ce l'hanno con lui, con quella promossa, altre 10. E si fanno dei dissetti addirittura. La stessa cosa in tutti i luoghi di lavoro. Ahimè, anche nella Chiesa, Papa Francesco ce l'ha spesso, no? Con alcuni preti, vescovi, cardinali, e se la scaglia con l'arrivismo, con quell'atteggiamento di che io voglio essere il primo, voglio essere chiamato Monsignore, Eccellenza, Eminenza. E tutto passa, non contano gli incarichi, i titoli. Poi se te lo danno, ti danno questo incarico o ti danno una gratificazione, va bene. In ogni campo, l'invidia è anche molto fuori. Qui abbiamo allora fatto superbia, invidia, ira, che hanno rapporto con l'altro. Poi ci sono tre vizi capitali che riguardano noi stessi, il rapporto con qualche bene. Perché tutti i beni sono, tutte le cose che sono nel mondo sono buone, ma io non posso assolutizzare un bene. Quando divento schiavo di un bene, questo bene diventa il male. Per esempio i soldi. I soldi sono una cosa buona. Buona, no, i soldi di per sé sono buoni, perché? Perché se io non ho soldi, come faccio a mangiare? Come faccio a comprarmi una medicina, a vestirmi? I soldi servono, lo sappiamo. Il problema è quando noi assolutizziamo i soldi, quando diventiamo praticamente schiavi del denaro. Questo ci porta alla cupidigia, all'avidità, al costante senso di insoddisfazione. Qui alcuni sorridono perché dicono, oh, pure il parco ogni tanto parla sempre dei soldi, lo sapevo che l'avete pensato. Allora, il parco perché è ansioso per pagare tutte le bollette, per i locali, tanto parla, qui abbiamo speso quello, quanto, quello l'altro. Però dobbiamo stare attenti, perché il diavolo colpisce lì, perché sa che tutti siamo golosi quando parliamo della gola, del denaro. Avete sentito di questi signori europarlamentari poveracci, che qui hanno talmente poco che poi non gli manca da mangiare a me? Che si sono fatti? Si sono fatti corrompere. Hanno preso migliaia e migliaia di euro con le valigie, perché poi pensavano che poi queste valigie portavano da San Pietro e dicevano San Pietro, pia sti 100.000 euro così andiamo al paradiso. Stolti.
Quindi attenzione, vi ho detto che il diavolo cerca di farci ogni tanto piare qualche soldo in maniera disonesta, anche a me è successo. Caro Don Matteo, qui è successo una volta, vi dico, non dirà nessuno, no? Una volta mi chiama uno e mi dice: Don, sai che c'è per motivi di eredità qui e là, mi servirebbe un certificato del matrimonio. Ah, quando sei stato, quando ti sei sposato? No, 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 in realtà non c'è questo matrimonio, ma io ti do 2000 euro e tu mi fai questo certificato. Gli ho detto: vattene via Satana, subito. No, non si guadagnano i soldi in maniera disonesta per poi finire in galera. Parliamo della gola. Che cosa è gola? Questo piace ai bambini, Goloso è colui che abusa del cibo, perché diciamo normalmente pensiamo al peccato di gola, perché gola è qua, quindi vuol dire che mangio di più del dovuto. È vero, adesso siamo nella quaresima, che ho detto ai bambini che sarebbe importante di misurare, di moderare un po' il cibo. Noi sorridiamo, ma pensiamo a Pasqua e Natale solo. Quanta roba ingorgiamo che veramente non serve per sfamarci, e diventa quasi questa bramosia di mangiare dal punto che qualcuno finisce il proprio soccorso. Quando facciamo la spesa, quante cose compriamo sapendo che vabbè, forse assaggiamo e poi dormiamo. Ma io non voglio parlare solo del cibo, perché questo peccato di gola bisogna allargare alla possessività, all'abuso della possessività di qualcosa, anche nei nostri rapporti umani. Qualcuno mi ha raccontato che succede anche tra i ragazzi di scuola media, una cosa un po' brutta. Un'amica, noi tra l'altro faremo la seconda o terza media di un incontro con una coppia di sposi sull'affettività e sessualità. Perché esistono, succedono le cose brutte. Per mancanza di affetto una persona vuole possedere una persona. Un'amica vuole schiavizzare un'amica. Basta che quella un pochettino sia lontana per diversi motivi, oppure no, vuole dedicare il tempo ai genitori, ai nonni, cominciano gli insulti, bullismo, parolacce, e quindi bisogna stare attenti di non voler essere padrone di nessuno, anche nella coppia. Amarsi non vuol dire essere padrone, devi fare quello che ti dico io, no, no. Volersi bene, amarsi, lasciando anche una certa libertà di vita di persona. Lussuria, mamma mia, questo è un tema difficile che adesso solo dopo perché non abbiamo tempo. Allora, noi siamo di carne e giustamente anche la sessualità è un dono di Dio. Non è una cosa brutta, è una cosa bellissima. E non si limita solo al rapporto, diciamo, tra uomo e donna di una coppia. Ma la sessualità vuol dire tutto quello che si dinamica. Un sorriso, un abbraccio, una carezza. È una cosa bellissima. Diventa però una cosa diabolica, cari miei amici, quando uno appunto assoltizza questa cosa, quando diventa praticamente schiavo del proprio corpo, quando più non controlla i propri, le proprie pulsazioni, diventa proprio appunto, possiamo dire, preso talmente da questi pensieri, soprattutto sotto impulsi anche della pornografia, delle cose bruttissime, che poi non si controlla più. E poi vede l'altro come un oggetto da usare. Questo è un peccato. Quando uno vuole solo usare un'altra persona. E concludiamo con Accidia. Accidia è un altro gruppo, perché non ha come un oggetto l'altro ma me stesso. E quindi viene in mente, senza offesa, il gruppo di terza media,
perché acidia è questo torpore malinconico, inerzia, una continua stanchezza, pigrolenza, pigrizia. Quando vado a trovare i ragazzi di terza media, quelli stanno così. I catechisti ci provano mille modi di coinvolgere, non interessa niente, sono spenti. Preghiamo di non avere questa acidia, di avere un po' di vitalità, un po' di gioia, un po' di curiosità. Acidia anche paura del cambiamento. Noi adesso, anche Don Matteo e anche noi, avremo un cambiamento del vescovo, cambiano le strutture. Vabbè, accogliamo, affrontiamo la nuova.